Pomeriggio, mi chiamo Audrey, sono barbiere, parrucchiera e anche tricologa. Oggi vorrei stimolarvi a andare a fare le analisi di sangue. Le analisi di sangue sono importanti, io ne ho fatti dopo il mio consulto con la mia tricologa, che non è in Italia, si trova a Londra. Mi ha chiesto di fare certe analisi. Io vi stimolo a fare le stesse analisi di sangue per non bere sempre dei integratori così, ma di sapere quale integratore il vostro corpo ne ha bisogno e di più quale integratore il vostro capello ha bisogno per crescere, per essere stimolato e per essere sano. Perché sapete, spesso abbiamo la ricrescita, ma il capello che cresce non è sano. Allora è importante di andare oltre certe cose in modo da avere un capello di qualità. Parlare particolarmente del cambiamento stagionale che spesso può avere un impatto su di noi. Abbiamo le proteine, abbiamo gli aminoacidi e abbiamo i micronutrienti che in carenza di queste cose possiamo avere la perdita di capelli. E vorrei anche incoraggiare a fare le analisi del sangue in modo da vedere il livello del ferro, il livello della vitamina D e perché no il livello dello zinco. Bene il capello caucasico anche perché il capello è lo stesso, ma oggi vi vorrei parlare delle erbe. Le erbe hanno un potere immenso, ma devi sapere quali erbe utilizzi. Avendo una preparazione sulle erbe, anche essendo di origine africana, dopo vari studi, posso consigliarti quali erbe utilizzare per i tuoi capelli. Per sempre rimanere nel B, ci sono tanti camouflage che possono essere utilizzati e che hanno vari problemi di capelli che si possono trovare dei camouflage. Per chi ha varie alopecie, potete anche consultare il mio canale YouTube in cui do la spiegazione per ogni tipologia di perdita di capelli, che sia temporanea o permanente. E poi c'è sempre una soluzione che possiamo indossare per avere un'apparenza quella che vogliamo. Io indosso molto le parrucche, io adoro le parrucche, avendo origini africane ho dei bellissimi capelli, ma amo le parrucche perché mi permette di variare. Nel tuo caso, se in caso hai delle problematiche di capelli, sai, potresti sempre utilizzare i camouflage che possono non essere parrucche, delle extension a cucitura, perché no? Chiamami e tenta.